Ma questa non è semplicemente una storia di criminali disposti a tutto. Questa storia riserva una sorpresa tragica e amarissima. Gli assassini di Paride Pedini, i criminali della Uno Bianca, infatti, sono degli agenti di polizia. Eccolo, visto. Questo arresto clamoroso. Roberto Savi, uno dei killer della Uno Bianca. Un insospettabile. È stato arrestato Fabio Savi, fratello di Roberto. Per Alberto Savi, in servizio al commissariato di Rimini. Pietro Gugliotta, il collega poliziotto delle Altri volanti due poliziotti sospettati a Bologna per i delitti della Uno Bianca. Marino Chipinti, 29 anni, vice sovrintendente della sezione narcotici. Luca Vallicelli, 32 anni, agente scelto in forza a Cesena. Erano due agenti fidati dal passato impeccabile. Io credo di parlare a nome di tutti, di tutti i miei colleghi, dicendo che sono stati traditi due volte per quello che hanno fatto e per il fatto che indossavano una divisa. Poliziotti criminali, uomini disposti a tutto, sicuri, freddi, spietati, meticolosi nella preparazione dei colpi, esperti con le armi, abili nella fuga. Compiono le loro rapine senza mai lasciare una traccia, un'impronta, un testimone in grado di riconoscerli. Sempre soltanto due ombre evanescenti, il lungo e il corto. Poi, il 21 novembre 1994, l'arresto di Roberto Savi. 40 anni, poliziotto in servizio presso la questura di Bologna. Roberto Savi è certamente una persona estremamente lucida, intelligente, ovviamente di un'intelligenza luciferina, criminale. Lo chiamano il Monaco in questura perché è uno che se ne sta sempre un po' per conto suo. Al momento dell'arresto, Roberto Savi lavora alla centrale operativa del 113, da dove può controllare tutta la città. Per anni, però, è stato il capo pattuglia della Volante 4, un uomo abituato a decidere in fretta. Sposato, un figlio. Fino al suo arresto, in base alla descrizione dei testimoni, viene soprannominato dagli inquirenti come il Corto. È sicuramente il capo della banda. Spalleggiato egregiamente da Fabio Savi, il Lungo. Personaggio spaventoso per la sua capacità criminale. Fabio Savi, 34 anni, separato, un figlio. Insieme al fratello Roberto partecipa a tutte le azioni criminali della banda. Convive con una ragazza rumena di 19 anni. Gli piacciono le moto e la bella vita. È un uomo innamorato delle armi, è l'unico che non è poliziotto e forse risente anche di questo, come diciamo così, gli manca qualcosa rispetto ai fratelli. Persona spietata, un criminale freddo, che è capace di ridere nell'aula del tribunale di fronte ai parenti delle sue vittime. E poi c'è il terzo fratello Savi, il più giovane. Si chiama Alberto, ha 29 anni, sposato, anche lui con un figlio piccolo, agente di polizia al commissariato di Rimini, succube, indeciso, pasticcione. Quello che quando arrestano prima i due fratelli, Roberto e Fabio, scoppia in lacrime, recita anche una parte. Il fratello debole, trascinato probabilmente perché non poteva dire di no agli altri due. Nel tempo alla banda dei Savi si aggiungono altri quattro agenti di polizia della questura di Bologna. In momenti diversi sono stati tutti agli ordini di Roberto Savi quando era capo pattuglia alle volanti. Sono Pietro Gugliotta, 34 anni, catanese, insospettabile padre di famiglia. Dal 1990 partecipa a molti dei colpi della banda. È il poliziotto gregario, legatissimo a Roberto Savi, un uomo che avrebbe fatto tutto per Roberto Savi. E poi ci sono due giovanissimi poliziotti di Forlì, Marino Chipinti, 29 anni, e Luca Vallicelli, 31. Entrambi partecipano a poche azioni e solo Chipinti a fatti di sangue. Quindi una banda con una forte coesione interna, un vincolo di sangue per quanto riguarda i tre principali attori e un vincolo di amicizia per quanto riguarda l'unico vero soggetto esterno alla famiglia. Infine c'è lei, la femme fatale della banda, Eva Edith Micula. Una donna molto appariscente dell'est, viene dalla Romania. Una classica ragazza da night, di cui si innamora Fabio Savi e per la quale lascerà anche la moglie. Si è trovata in un mondo nel quale i soldi circolavano, in un mondo però che a un certo punto l'ha messa davanti ad alcune realtà molto crude. Dal 1992 Eva Micula è la compagna di Fabio. Dopo gli arresti sarà lei, con la sua testimonianza, a inchiodare tutti i componenti della banda. Tradirà Fabio e ne uscirà pulita.
Ma aspettavate tutti un'altra cosa? Volevo farti vedere a Bologna, mica da me, beh. Tu sei già morto, perché sono fuori loro. Loro sono fuori. Hai sanguinato, hai terrorizzato paese, province e città. E hai il coraggio di venire al processo. I criminali della Uno Bianca, per anni misteriosi e inafferrabili, hanno finalmente un nome e un volto. Sono i tre fratelli Savi. E due di loro sono addirittura dei poliziotti che hanno arruolato nella banda altri tre colleghi. Ma perché? Perché tutta questa violenza così feroce e gratuita? Perché un uomo che ha giurato fedeltà allo Stato e alle istituzioni tradisce in questo modo il suo giuramento? La nostra indagine è un vero e proprio viaggio al termine della notte, a inizio il 3 ottobre dell'87, a quando la banda della Uno Bianca compie il suo primo omicidio. Io avevo la mia attività, mi sono sempre comportato onestamente con tutti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, avevo 25 anni, era una cosa grande per me. Mi sono rivoltato contro quel mondo con cui ce l'avevo. Silvano Grossi, concessionario d'auto a Rimini, non ha pagato alcune fatture a Fabio Savi per dei lavori di carrozzeria. Fabio allora si rivolge ai due fratelli poliziotti, Roberto e Alberto. Insieme preparano la vendetta. Prima l'intimidazione, ripetuti colpi di fucile alle vetrate della concessionaria, poi l'estorsione, 30 milioni di lire per lasciare in pace l'imprenditore. È il 3 ottobre 1987. Lui avrebbe dovuto prendere un'autovettura che era esposta nel suo salone e imboccare la A14 direzione Bologna e fermarsi sotto ogni cavalcavia, attendere un minuto, se nulla sarebbe avvenuto, ripartire fino al prossimo. Silvano Grossi però avverte la polizia. Un'auto civetta lo seguirà nella consegna del denaro. Alla guida l'ispettore Baglioni, al suo fianco il sovrintendente Mosca e sul sedile posteriore l'agente Ada Di Campi. Quando lui si fermò al Ponte Giusto, lui vide una corda che penzolava insieme a una borsa e qualcuno che gli disse: metti i soldi nella borsa. Io avevo già la pistola in pugno pronta a intervenire, come lo era anche Mosca e Baglioni. Solo che appena ci siamo fermati con la macchina non abbiamo avuto il tempo, perché loro ci hanno sparato prima. In quella operazione i Savi manifestano subito una caratteristica che sarà poi costante nel corso della loro vita criminale, e cioè l'uso spietato, determinato e anche imponente delle armi al fine di non essere né individuati né feriti né in alcun modo inseguiti da parte degli agenti delle forze dell'ordine. Sentivo sparare dappertutto, perché sentivo tantissimi colpi e anch'io sparavo. Mosca si è accasciato immediatamente sopra Baglioni. Baglioni ha avuto la prontezza di uscire dall'auto e di chiamare aiuto e contemporaneamente di sparare, di rispondere al fuoco. In quell'attimo sento l'Ada urlare, l'Ada Di Campi, che era rimasta bloccata in macchina, urlare e chiedeva aiuto. Mi alzo in piedi, mi affaccio sul sedile anteriore dove ero io, vedo Tonio Mosca riverso su tutte e due, entrambi i sedili, con un buco in pieno viso e tutto insanguinato e immobile sui suoi sedili. È il primo omicidio della banda dei poliziotti divenuti criminali ed è un poliziotto la prima vittima della Uno Bianca, l'agente Antonio Mosca, del commissariato di Rimini, lo stesso commissariato dove lavora Alberto Savi. Dunque, poliziotti che uccidono un poliziotto, colleghi che uccidono un collega. E dietro questa violenza il motivo più banale di un crimine, i soldi. 4 mesi prima, del resto nell'estate dell'87, tutto era cominciato con una rapina a un casello autostradale. Si iniziò a parlarne per scherzo, a volte commentando qualche articolo di giornale, poi lo scherzo va avanti e ci siamo trovati a progettare una rapina. Come sa lei, mio marito è un poliziotto e non guadagna più di tanto, e io pure non più di una certa cifra guadagno. E un giorno mi disse
che con i fratelli aveva deciso di fare questo secondo lavoro, insomma. Cioè? Tipo rapine, qualcosa del genere. La tecnica è più o meno sempre la stessa. Alberto rimane a bordo della sua macchina, usano la macchina di Alberto, una regata. Fabio scende assieme a Roberto, Roberto entra a rapinare l'incasso e Alberto lo copre o viceversa. Da principio la banda è composta dai soli fratelli Savi. Il primo colpo è del 19 giugno 1987. Per le rapine viene usata la Fiat regata di Alberto con una targa falsa e armi di loro proprietà. In 4 mesi la banda dei Savi mette a segno 13 colpi, bottino 90 milioni di lire. Alla fine di ogni colpo si va al mare, in Romagna, a fare colazione. Ci hanno preso gusto e si divertivano anche. Si divertivano anche a fare quel lavoro, tra le virgolette. Vinta la paura, se ne fa una, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra, poi ci si trova a farne una dietro l'altra senza neanche accorgersene. E ha notato un maggiore afflusso di denaro in casa? Sì, sì, quando vidi che lui cominciò a cambiare la macchina, il tenore di vita già era leggermente aumentato, ecco. In questa prima fase i Savi vengono individuati dalla stampa come banda della regata e in questa stessa prima fase abbiamo il primo errore giudiziario, quando vengono individuate per le rapine ai caselli autostradali un gruppo di persone che forse ha compiuto una rapina o due a caselli autostradali, ma a cui vengono poi attribuiti anche tutti gli altri delitti che poi si scoprirà essere stati compiuti dai Savi, ma solo 7 anni dopo. È solo il primo di una lunga serie di errori, l'arresto di 4 persone che con loro non c'entrano nulla. Per i Savi è un colpo di fortuna, agenti di polizia sanno perfettamente come vanno le indagini in questi casi. Occorre solo che i carabinieri si convincano di aver preso quelli giusti. E allora... Per noi, per i giornalisti, per i media, che riuscivano subito a identificare la banda, e per loro, per i fratelli Savi, che... avevano, come dire, un marchio di fabbrica di terrore. Perché tutte le volte che arrivavano, vedere una uno bianca e vedere 3 persone armate faceva scattare subito delle reazioni emotive di resa che facilitavano un po' il compito di questi personaggi. Cambiata la macchina, la banda cambia anche gli obiettivi. Le rapine ai caselli non bastano più. Nel mirino adesso finiscono i portavalori della catena di supermercati Coop. È così che inizia la seconda fase del... La banda colpisce a fine giornata, quando si ritira l'incasso. Usano, come per i primi colpi, pistole di grosso calibro e fucili a pompa. Ma c'è anche una novità. Roberto ora si è dato all'esplosivo. Esplosioni e sparatorie ieri sera davanti a un supermercato alla periferia di Bologna. Non è stata ancora sciolta la prognosi riservata nei confronti di Isauro Lollini. Il suo collega Valentino Neri versa invece in condizioni migliori. Quella di stanotte è la 3ª rapina perpetrata ai danni delle Coop dell'Emilia Romagna. Ormai l'attività della banda è intensa, troppo per sole 3 persone. Roberto inizia a studiare qualche collega, ad esempio Luca Vallicelli, poco più che 20enne ma già disilluso, oppure Marino Occhipinti, uno di poche parole. Del resto il secondo lavoro di Roberto promette denaro facile. Lo chiesi, io dissi sì e si passò a fare questa rapina. La banda a questo punto è composta da 5 persone. E se all'inizio di macchine ne bastava una a colpo, ora le rapine sono più complicate. C'è strada da percorrere in mezzo al traffico, c'è il rischio di essere fermati, riconosciuti. Di macchine, a questo punto, ne servono 3. Loro si organizzavano proprio per avere 3 soluzioni di fuga, quindi in 3 direzioni diverse dall'epicentro del fatto, dell'evento. Il tutto corroborato dal fatto che Roberto Savi conosceva perfettamente i piani della questura per quel giorno, quindi tutto liscio come l'olio sempre. Sono rapine molto efferate, molto ben congegnate e che cominciano a far diventare gli introiti della banda veramente cospicui e interessanti. Aumenta il bottino, 300 milioni, ma aumenta anche il numero di morti lasciati sulla strada. Tra l'inizio del 1988 e l'estate del 1989 sono 5. 2 carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Enriu,
due guardie giurate, Giampiero Picello e Carlo Beccari, e un testimone, Adolfino Alessandri. È il 26 giugno 1989. Un condomino mi ha telefonato a casa della mia morosa dicendo che era successo qualcosa di grave a mio papà e di precipitarmi il più velocemente possibile a casa. Durante il tragitto abbiamo visto un sacco di macchine della polizia, macchine dei carabinieri, un elicottero che girava con il faro sotto. Un passante ucciso, quattro guardie giurate ferite, due delle quali con riserva di prognosi, e il tragico bilancio della rapina tentata e solo in parte riuscita ieri sera poco dopo le 22 a Bologna ai danni della Coppa Emilia Veneto. A metà strada sono stato prelevato da due carabinieri che mi hanno preso a braccetto e mi hanno detto: ascolti, noi dovremmo farle vedere una cosa, ci deve riconoscere una persona. Soltanto che c'era solo questo telo, questo lenzuolo bianco con una grande macchia di sangue sopra. E ci siamo inginocchiati i carabinieri e uno dei due ha scoperto il viso di mio papà e mi ha detto: è suo padre questo? Dico sì, dico lo riconosco che è mio papà. Adolfino Alessandri, pensionato di 53 anni, si trova poco lontano dalla Coop dove è in corso la rapina. Quando sente il rumore di un'esplosione, decide di salire sulla bici e andare a vedere. Lungo il tragitto, però, si imbatte nei fratelli Savi in fuga, che sparano a chiunque si affacci alle finestre. E allora le dice proprio: cosa fate, delinquenti, perché sparate? Perché lui si è girato proprio di scatto, le ha dato un calcio nella ruota dietro della bicicletta e l'ha fatto cadere in terra e ci ha sparato. Un mese prima della rapina in cui perde la vita Adolfino Alessandri, la procura di Bologna annuncia di avere arrestato la banda delle Coop. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di pregiudicati con base a Catania, in trasferta a Bologna appositamente per le rapine. Per i giornali, diventano subito i pendolari del crimine. Recenti arresti operati dai carabinieri avevano fatto ritenere che la cosiddetta banda delle Coop avesse ricevuto un colpo determinante, ma l'episodio sanguinoso di ieri sera, per le modalità e la ferocia, identico ad altri, apre interrogativi inquietanti. Ad inchiodare la banda dei catanesi era stata una falsa soffiata, quella di Anna Maria Fontana, una prostituta che avrebbe offerto loro ospitalità e appoggio. Ma sarà solo 5 anni dopo che si capirà che questa testimonianza non era attendibile. A confermarlo è Libero Mancuso, presidente del processo di primo grado contro i fratelli Savi. La Fontana ripeteva ciò che non sapeva ma che sentiva nel corso di una serrata conversazione, interrogatorio. E lì si capisce tutto di come è stata, diciamo, in qualche modo costruita questa deposizione. E questo rappresentava questo circuito micidiale, l'elemento che ha portato alla condanna, all'ergastolo di un soggetto estraneo a quei fatti, e non so, e a 30 anni di altri autori di rapine. Peraltro la Corte di Cassazione, quando annullò la sentenza della Corte di Assise di Appello, annullò anche tutte le altre condanne per episodi di rapina che avevano realmente commesso questi catanesi. Dunque, una falsa testimonianza mette in carcere dei malavitosi che però con i colpi dei Savi non c'entrano nulla. Ma come è potuto accadere? Com'è possibile che magistrati esperti come quelli della Procura di Bologna siano incappati in un errore simile? Intanto però, per la seconda volta, i Savi e i loro complici si trovano al sicuro dalle indagini e per qualche tempo smettono di colpire, vogliono essere sicuri che le indagini siano chiuse. Poi, il 6 ottobre del 90, ricominciano. Il 6 ottobre del 90 rientravamo da una gita aziendale mia figlia e alle 6:30 abbiamo telefonato mio marito dicendo che stavamo arrivando. Quando siamo arrivati abbiamo visto una gran confusione e tutti a chiederci: ma cosa è successo? Ci sono le macchine di polizia, c'è di tutto e di più. E poi proprio dal pulmino abbiamo visto questo lenzuolo con qualcuno sotto. C'è stata una rapina. A quel punto mia figlia comincia a dire: mamma, non vedo papà. Allora c'era un signore lì, fa: ma come si chiama tuo padre? Zecchi Primo, dice, allora è quello che è steso per terra.
Lo hanno ammazzato con due colpi di pistola allo zigomo sinistro e al naso. Pochi istanti prima stava puntando i numeri di targa dell'auto dei due rapinatori che avevano tentato una rapina e derubato e ferito un'altra persona. La vittima della spietata esecuzione è Primo Zecchi, 51 anni, dipendente dell'azienda per l'igiene urbana. Quello dei Savi sembra uno strano passo indietro. Da elaborate rapine ai portavalori ad un furto ad una tabaccheria per 700.000 lire. Un omicidio, quello di Primo Zecchi, gratuito e a sangue freddo. Che senso ha uccidere Primo Zecchi? Se avessero voluto fare soltanto una rapina, se ne sarebbero poi andati, tanto erano su una macchina rubata. Esce da un tabaccaio, vede la parte finale di una rapina, il cambio di una macchina, e segna i numeri di targa e viene assassinato per quello. Sono tornati indietro per ucciderlo, per dare, come dire, una sorta di drammatica, tragica lezione a chi da quel momento in avanti avesse avuto il coraggio che aveva avuto Primo Zecchi. Con l'omicidio di Primo Zecchi, la banda della Uno Bianca, che nel frattempo ha visto l'uscita di Occhipinti e Vallicelli e l'ingresso di un nuovo membro, Pietro Gugliotta, entra nella sua terza fase. Una fase anomala, fatta di bottini irrisori e feroci raid razzisti. Per nessuna colpa, per nessuna ragione che non ha ammazzato. Siamo come fratelli qua in questo campo. Non abbiamo litigato con nessuno. È come il cangurè. Nel solo dicembre 1990, quelli della Uno Bianca compiono 4 azioni di una ferocia inaudita, lasciando sul terreno 4 morti e 14 feriti. Il 10 dicembre assaltano il campo nomadi di Santa Caterina di Quarto, alla periferia nord-est di Bologna, ferendo 9 persone. Il 22 dicembre sparano a 2 lavavetri magrebini. Il 23 dicembre, nel campo nomadi di Via Gobetti, uccidono Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati. Poi, il 27 dicembre, durante una rapina ad un benzinaio, uccidono Luigi Pasqui e durante un cambio di macchina Paride Pedini. La banda colpisce sempre con la stessa arma, un fucile d'assalto militare, l'AR-70 Beretta, micidiale e precisissimo, modificato per non lasciare bossoli a terra. Un'escalation di morte e di terrore, rapine per pochi soldi, omicidi senza movente, attacchi a campi nomadi e gli extracomunitari. Una scia di sangue che sembra senza logica e senza filo conduttore. Poi una notte d'inverno, l'episodio più terribile della tragica storia della banda della Uno Bianca. Siamo al Pilastro, uno dei quartieri più malfamati di Bologna, la notte del 4 gennaio del 91. Venerdì 4 gennaio 1991. Una fitta nebbia avvolge le strade del Pilastro in un silenzio irreale. Una pattuglia dei carabinieri avanza lentamente. A bordo ci sono 3 giovani militari: Andrea Moneta, Otello Stefanini e Mauro Mitilini. Sono di ronda per le continue aggressioni contro gli extracomunitari. Mancano pochi minuti alle 22 quando la Fiat Uno blu dei carabinieri sorpassa un'altra Fiat Uno, questa però di colore bianco. A bordo ci sono 3 uomini, armati. Una sera sono andati a Bologna e avevano intenzione di andare a sparare dei negri, dei extracomunitari. Però girando nelle vicinanze di questo condominio hanno incontrato dei carabinieri e ha detto: ah, tanto vanno bene anche questi. Loro si arrivarono dietro un attimo e probabilmente presero il numero di targa, perché poco dopo ce li ritrovavamo davanti e ci sorpassavano, e come ci sorpassarono gli danno un colpo di freni, frenarono. Non so poi se si volevano fermare o cosa. Rimane il fatto che mio fratello sparò qualche colpo in loro direzione e questi andarono via a tutta velocità. Poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi erano scesi e stavano sparando. Questi erano scesi? I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi.
Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché ero messo abbastanza male. Logicamente cerchiamo un riparo, poi non possiamo risalire in macchina e andarcene e lasciare quelli che ci sparano addosso. Perché se noi risaliamo in macchina e ce ne andiamo, loro ci sparano addosso. Era iniziato un discorso che andava chiuso, o noi o loro. Tutto si svolge in pochi secondi. Quando i Savi iniziano a sparare con l'AR-70, una pioggia di piombo si abbatte sull'auto dei carabinieri. Stefanini, che siede alla guida, è ferito a morte. Mitilini, sul sedile posteriore, riesce ad imbracciare la mitraglietta. Solo Moneta riesce a scendere e a colpire Roberto Savi. Ma per i tre giovani carabinieri non c'è scampo. L'ultima loro speranza viene spenta da quei tre colpi di grazia che illuminano la nebbia del 4 gennaio di quel tragico inverno. È stato terribile avere un ragazzo, 21 anni, sparisce al mezzogiorno e la sera non c'è più. Parte per Bologna al mezzogiorno del 4 gennaio, arriva a Bologna alle 5, a mezzanotte una telefonata. Quella telefonata sembrava un temporale, una tempesta. Pronto. In un conflitto a fuoco, suo figlio è morto. E si chiude l'apparecchio. Così è stato comunicato? Sì, così è stato. È stata terribile. Tre carabinieri uccisi, tre giovani vite spezzate senza un motivo. A pochi giorni dagli assalti ai campi nomadi, l'eccidio del Pilastro fa piombare la città nell'incubo. Nessuna pista concreta, nessun indizio, nessun sospettato. E dunque, se non c'è nessuna pista, significa che ogni pista può essere quella giusta. C'è questa fase, questo periodo in cui la banda, se è una banda di rapinatori, e non una banda di terroristi, ha un comportamento terroristico e non da rapinatori. Le modalità di azione, di esecuzione dei colpi facevano pensare a uno scenario militare. Si ipotizzava che ci potesse essere un legame con strutture occulte o comunque armate. Che potesse essere un nuovo attacco a una città amministrata dalle sinistre in un periodo in cui le sinistre ad alcuni settori del paese facevano ancora molta paura. Il loro modus operandi, il cinismo, la cattiveria, la ferocia, l'uso di queste armi così pesanti assomigliava moltissimo a ciò che un'altra banda, la Brabante Vallone, aveva fatto in Belgio anni prima. Belgio, regione del Brabante Vallone. Tra il 1982 e il 1986 una serie di rapine ad una catena di supermercati provoca 28 morti e numerosi feriti. Il tutto per bottini irrisori. Ogni volta si ripete la stessa dinamica. I banditi si muovono come un comando, con tecnica militare, sparando a chiunque si trovi sul loro percorso e riuscendo sempre, senza problemi, a scappare dalla polizia. Alla fine, la banda risulterà essere composta da elementi della Gendarmerie belga, appartenenti ad una cellula terroristica di estrema destra legata ai servizi segreti. Go! Si pensava anche a questa ipotesi, che ci fosse un coinvolgimento degli apparati deviati dello Stato, che ci fosse un piano eversivo dietro questi fatti. A rafforzare l'ipotesi eversiva c'è inoltre una strana sigla, quella della Falange Armata, che puntualmente rivendica tutti i crimini commessi da quelli della Uno Pianta. L'unico dato che sappiamo della Falange Armata è che era certamente molto ben informata. Sapevano molte cose, sapevano addirittura le cose decisamente prima degli investigatori. Dunque l'ennesima ipotesi investigativa è che dietro la Uno Bianca possa esserci un piano eversivo. Che tutti questi omicidi senza un bottino possano essere parte di un piano per destabilizzare la Regione Rossa, l'Emilia-Romagna.
Il 91 l'anno del pilastro e anche l'anno di Gladio, un anno di sospetti e di polemiche. Poi nel giugno del 92 un colpo di scena. La questura di Bologna dichiara di aver trovato gli assassini dei carabinieri. Era il 20 giugno 1992, erano circa le 8 di sera, c'era ancora luce a quell'epoca, era ancora giorno. E bussarono alla porta direttamente, arrivarono tantissima polizia in borghese, in quel caso era la Digos. Peter e William Sant'Agata, pregiudicati, sono ragazzi del pilastro. Con loro finiscono in manette anche Massimiliano Motta e Marco Medda, un noto camorrista. Secondo la procura di Bologna, gli assassini del pilastro sono loro. La svolta nelle indagini, come già nell'inchiesta sulle rapine alle Coop, arriva da una testimonianza. C'è una persona, appunto, che ti accusa, firmato, Simonetta Bersani, che la conoscevo bene perché eravamo nella stessa compagnia da qualche anno, ci frequentavamo. E allora mi misi proprio a ridere. Cioè, la prima cosa che feci quando mi contestò questa cosa, mi mise a ridere, dico: guardi che c'è un equivoco. Simonetta Bersani, all'epoca dell'eccidio dei tre carabinieri, ha solo 17 anni. Gli inquirenti la interrogano già nell'immediatezza dei fatti, ma è solo dopo molti interrogatori che la ragazza accusa i fratelli Sant'Agata. Nella sua versione finale, la Bersani racconterà di aver visto la pattuglia dei carabinieri fermarsi al fianco di Peter, il quale a quel punto avrebbe sparato. Ecco, quella versione della donna, della ragazza, anche quella è una... viene sentita numerosissime volte. I primi racconti erano inverosimili, ma via via diventavano verosimili. Ogni volta aggiunge un particolare e aggiunge anche un responsabile. Niente, io ti vorrei chiedere una cosa sola, non ti chiedo altro. Quando è che ti decidi a dire la verità? Io ho detto fino adesso la verità, cioè sei tu forse quello che deve dire... che devi dire la verità, niente di più. E invece la verità, la realtà fu che io ero al bar, nel bar centrale del quartiere, a giocare a biliardo con almeno 40-50 persone presenti. Sì, certo, la sera del 4 gennaio 91 eravamo qui proprio nel bar e giocavamo quel biliardo lì, giocavamo a Goriziano e c'era tanta gente. Ho dichiarato che eravamo al bar a giocare. Finito che mi hanno arrestato, 3 mesi di galera. Ma gli inquirenti non credono all'alibi di Peter Sant'Agata. Inoltre la presunta presenza al pilastro di Marco Medda fa scattare per i giovani anche l'accusa di associazione mafiosa. Per i giornali è la quinta mafia. È a questo punto del processo che Peter Sant'Agata chiede e ottiene un confronto con la principale testa d'accusa, Simonetta Bersani. Allora la parola fine a questo incubo non la vuoi mettere? Vogliamo andare avanti. Cioè, non riesco a capire che fine stai dicendo. Cioè, io ho detto la verità, non... Ci sono delle persone che sono morte, prima di tutto. Ci sono delle famiglie che stanno soffrendo. Perché appunto... tu vorresti far pagare a dei ragazzi che non hanno fatto niente delle colpe che sono di altri. Questo è uno dei momenti cruciali del processo ai ragazzi del pilastro, accusati dell'eccidio dei tre carabinieri. Il confronto tra uno degli imputati e una presunta testimone oculare che lo accusa. Ma mentre il processo va avanti per mesi, la banda della Uno Bianca continua a colpire. Eppure per fermare gli assassini sarebbe bastato seguire l'unica pista buona in mano agli inquirenti, la pista delle armi. La polizia scientifica trovò al pilastro proiettili 222 Remington esplosi da una R70. Sono fucili dotati di potenzialità offensiva molto superiore a quelli utilizzati prima. Sono anch'essi di loro proprietà. Anche la questura di Bologna aveva intuito che la pista delle armi era quella giusta. Il 14 gennaio 1991, 10 giorni dopo l'eccidio del pilastro, la squadra mobile invia questo documento ai titolari dell'inchiesta sulla strage dei carabinieri. Si tratta della lista di possessori di AR-70 in città e provincia. Sono solo 30 nomi. Al 26esimo posto compare quello di Roberto Savi, possessore di ben 2 AR-70, con a fianco una annotazione, collega. E proprio perché collega, a Roberto Savi viene chiesto di portare uno dei fucili in questura per studiarne il funzionamento da vicino. Dunque, lei possiede l'arma con la quale si è uccisi tre carabinieri al pilastro. E malgrado ciò,
malgrado l'assoluta incertezza, tranquillamente porta l'arma al controllo della squadra mobile prima e della scientifica dopo. Tranquillamente no, comunque l'ho portata. Quindi non è stato tranquillo. Diciamo che ha corso il rischio di essere scoperto, è così? Sì. Attraverso l'arma. In realtà, ai colleghi della questura, Roberto Savi non porta il fucile usato al pilastro, a cui ha già fatto scoppiare la canna, bensì l'altro, quello comprato il 27 dicembre 1990. Resta il fatto che uno screening su tutti i possessori di AR-70 in Emilia-Romagna non verrà mai eseguito. Ormai però, Roberto Savi sa che le armi potrebbero essere la pista giusta per inchiodare la banda. Savi decide allora di colpire l'armeria di Via Volturno, nel pieno centro di Bologna. È la mattina del 2 maggio 1991. Fabio Savi, con un caricatore in tasca e baffi finti, entra nell'armeria. Roberto resta fuori, di copertura. È successo che si servivano delle armi. Io ho chiesto di vedere delle pistole. No? Adesso, queste pistole ce le portiamo via. Detto, se vuoi, questi sono i soldi. E apri la porta che me ne vado. E l'uomo chiuse la porta, mise la mano sotto al tavolo così, disse: voglio vedere adesso come fai a andare via, stanno arrivando. E gli ho sparato. Poi mi sono rivolto verso la donna e verso la donna gli ho detto: apri la porta. E lei ha detto sì. Aprì la porta e stavo per andarmene. A quel punto lei disse: tanto ti prendono, ti ho riconosciuto, hai l'accento di Rimini e ci metteranno poco a trovarti. A quel punto lei è diventata un testimone. La proprietaria dell'armeria, Licia Ansaloni, e il commesso, l'ex carabiniere Pietro Capolungo, vengono uccisi per due pistole Beretta. Questo almeno sosterrà sempre Fabio Savi anche durante il processo. Ma in questa versione qualcosa non torna. Perché non è un'armeria in una periferia da cui scappi via facilmente, no? È in un vicoletto nel pieno centro storico, a due passi dalla questura. In realtà i Savi sono clienti dell'armeria da 14 anni. Proprio in questa armeria Roberto Savi ha comprato due armi. Ed è sempre in via Volturno che si riforniva di polvere da sparo, cartucce ed ogive per la ricarica dei bossoli. Una delle ipotesi che è rimbalzata negli anni è che l'ex carabiniere Capolungo avesse in qualche modo capito. E se così è stato, ha firmato la sua condanna a morte. In via Volturno i Savi, oltre a rubare delle armi, avrebbero quindi voluto eliminare uno scomodo testimone. Ma in questa rapina c'è un altro elemento inquietante. Una passante, infatti, ha notato Roberto Savi fuori dall'armeria e ha fornito alla polizia un identikit. Un identikit che poi tutti risulta chiaro essere una fotocopia di una fotografia di Roberto Savi, che rimane sempre appesa e ovunque, viene distribuita in giro e rimane in questura per un tantissimo tempo. Uno vede la foto di Roberto Savi e vede l'identikit, non è un identikit approssimativo, è molto fedele alla realtà. Questo identikit viene sottoposto anche a Luciano Verlicchi, marito di Licia Ansaloni e titolare dell'armeria. Verlicchi a un certo punto è sbottato dicendo: ma sì, questo identikit può assomigliare perfino a uno di voi, un certo Sani per esempio, che ha frequentato questa armeria. Se ne accorge una persona che è un negoziante che ha visto una o due volte questo personaggio in armeria e lo riconosce, come fanno a non riconoscerlo tutti in questura? È dura da digerire. Le parole di Verlicchi cadono nel vuoto. Roberto Savi sembra non avere il minimo timore di essere stato riconosciuto. E addirittura le immagini dei telegiornali Rai lo mostrano sul luogo del delitto a poche ore dal duplice omicidio. Ma stavolta in divisa da poliziotto. È proprio lui, Roberto Savi, poche ore dopo aver commesso la rapina. È tornato in via Volturno dove ha appena ucciso Pietro Capolungo e Licia Ansaloni. Ma stavolta è in divisa da poliziotto e in servizio. Dal suo comportamento, Roberto Savi, lo vedete, sembra certo della sua insospettabilità. E allora c'è qualcuno
che protegge lui e gli altri componenti della Uno Bianca? Chi potrebbe essere? E perché? Intanto la banda dei fratelli Savi sta per fare un ennesimo salto di qualità in questa escalation del terrore. Con la rapina all'armeria, la banda cambia le armi. D'ora in poi utilizzerà unicamente le due Beretta rubate in via Volturno. Cambia anche gli obiettivi. Ora passa alle rapine alle banche. Nelle rapine alle banche i Savi dimostrano di essere diventati dei criminali molto raffinati. Fanno lunghi appostamenti, scelgono bene i loro bersagli, cercano di capire subito le abitudini dei dipendenti dei vari istituti da assaltare per poter agire o all'apertura o alla chiusura degli stessi, riuscendo in questa maniera a compiere l'operazione nel più breve tempo possibile. Tra il 1991 e l'inizio del 1994, i Savi mettono a segno 36 rapine, uccidono 5 persone e ne feriscono 14. Da Bologna a Rimini, da Riccione a Cesena, fino a Ravenna e Gabice Mare, per un bottino di 1 miliardo e 250 milioni di lire. Mai come adesso, la banda della Uno Bianca sembra inafferrabile. Ma mentre a Bologna si celebrano processi inutili, a Rimini un giovane magistrato prende in mano l'inchiesta. Quando prendo il fascicolo in mano, mi rendo conto che per il numero degli episodi, la gravità degli stessi, il fatto che erano stati compiuti in diverse città dell'Emilia-Romagna, era assolutamente necessario mettere insieme un gruppo di persone che si occupasse solo ed esclusivamente di questo fatto. Il pool interforze messo in piedi da Paci comprende anche due poliziotti. Sono Pietro Costanza e Luciano Baglioni. 7 anni prima Baglioni era al fianco di Antonio Mosca, la prima vittima dei fratelli Savi. Abbiamo radunato montagne di carte e di fascicoli all'interno di un ufficio della procura e abbiamo cominciato ad esaminarle, foglio per foglio, carta per carta. In tanti anni mai una soffiata, mai una confidenza, mai un pentito. Si parte da un'ipotesi. La banda della Uno Bianca non fa parte della criminalità organizzata. Ma soprattutto si parte da un filmato registrato all'interno di una delle banche rapinate dai Savi. Estrapolando un fotogramma, gli inquirenti ottengono la foto del lungo, ovvero Fabio Savi. Una foto che avevamo in tutti i luoghi, avevamo nei nostri uffici, avevamo nella nostra autovettura, nel nostro portafoglio, avevamo in casa. Avevamo davanti agli occhi dalla mattina alla sera, cioè giravamo con quella foto perché quella era un particolare significativo ed era quello che sicuramente ci avrebbe portato alla individuazione della banda. Nel frattempo i Savi continuano a colpire. Il 24 maggio 1994, davanti alla cassa di risparmio di Villa San Martino, a pochi chilometri da Pesaro, fanno la loro ultima vittima. È Ubaldo Paci, il direttore della banca. Quando si rifiuta di aprire la porta dell'istituto, Fabio Savi lo fretta con un colpo alla tempia. Ogni volta era una sconfitta. Io mi rendevo conto che se non li avessimo presi, questi avrebbero continuato a uccidere delle persone. È una corsa contro il tempo. Bisogna prenderli prima che uccidano ancora. Studiando le abitudini della banda, gli agenti Baglioni e Costanza restringono il campo dei possibili obiettivi a 5 banche e cominciano gli appostamenti. La loro pazienza viene premiata. Proprio davanti ad una di queste banche notano una macchina sospetta e la seguono fino a Torriana, un piccolo comune nell'entroterra riminese. Individuata l'abitazione del conducente, si recano all'anagrafe per sapere chi vi abiti e l'impiegato mostra loro una foto. Ci consegna la foto, io e Costanza la guardiamo e senza parlare, senza dire, ci siamo dati un'occhiata e abbiamo subito capito che avevamo trovato l'individuo giusto. I due agenti ricollegano subito quella fotografia a quella del filmato della banca. Alla fine il lungo ha un nome, Fabio Savi. Partirono immediatamente le intercettazioni dell'abitazione di Fabio Savi, della moglie. Dai telefoni si vede che Fabio conversa spesso con un fratello che si chiama Roberto e il primo accertamento è cercare di capire chi sia questo Roberto Savi. Dai primissimi controlli emerge solo che Roberto Savi possiede 2 fucili AR-70, ma non che sia un poliziotto. Baglioni e Costanza, però, decidono di andare in questura a Bologna per controllare il fascicolo relativo al suo porto d'armi.
All'interno della copertina c'è allegata la foto di Savi Roberto. La collega nell'aprire esclama: ma questo è uguale all'identikit dell'omicidio dell'armeria qui a Bologna. Cioè, noi a quel punto ci si è raggelato il sangue. Questa esclamazione ha fatto sì che un collega si avvicina, guarda la fotografia, fa: ma lui è collega, lui lavora qui sopra in sala operativa. A quel punto noi siamo rimasti paralizzati, non sapevamo più veramente che cosa fare. E siamo letteralmente scappati dalla questura di Bologna, perché in quel momento noi abbiamo appreso che Savi Roberto era un poliziotto. Incrociamo gli orari di servizio di Roberto Savi con una quarantina di rapine commesse dalla banda della Uno Bianca. Ecco, in quel momento noi ci accorgemmo che ogni volta che avveniva una rapina, Roberto Savi non era in servizio. È il momento di far scattare le manette. Roberto Savi viene arrestato la sera del 21 novembre 1994 in questura. Avvicinato da un collega, consegna le due pistole che ha con sé e dichiara: «Potevo farvi saltare tutti in aria». Due giorni dopo, in una stazione di servizio a 27 chilometri dal confine austriaco, viene arrestato anche Fabio. Con lui c'è Eva Micula. Quella notte è stata davvero la fine di un incubo. Avevamo spezzato una catena di sangue che andava avanti da molti anni. Sarà poi la volta di Alberto Savi, Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli, tutti poliziotti. La banda della Uno Bianca è stata sgominata. Un arresto clamoroso che squarcia il velo su quasi 8 anni di omicidi, ma anche sulle omissioni investigative e sugli errori, clamorosi errori giudiziari. La prima a parlare sarà lei, Eva Micula, la compagna rumena di Fabio Savi. Ma in breve arriveranno le confessioni di tutti gli appartenenti alla banda. Intanto, in tutti questi anni, sono quasi 150 le persone processate, arrestate o indagate a vario titolo, ma sempre, sempre ingiustamente. Tra queste anche Peter e William Sant'Agata. Ma la storia della Uno Bianca ci riserva un ultimo colpo di scena. Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è? Nessuna, per non essere fermati, tutto lì. Nell'autunno 1994, quando i fratelli Savi vengono arrestati insieme agli altri componenti della banda, il processo contro i Sant'Agata, Medda e Motta, accusati della strage del Pilastro, è ancora in corso. Tutti si aspettano che i quattro vengano immediatamente prosciolti. E invece, nonostante le confessioni dei Savi, l'accusa ipotizza una complicità tra la banda della Uno Bianca e i fratelli Sant'Agata. I Savi hanno detto una massa enorme di bugie. Peter Sant'Agata, in quel momento, sta garantendo la riservatezza dei Savi. Un'arma dei Savi viene messa nelle mani di quel Peter Sant'Agata. E c'è dei buffoni. Dai, la smetta, per favore. Il PM Giovanni Spinosa si ostina in questa teoria che sono stati in realtà questa quinta mafia del Pilastro, questi quattro imputati, cerca dei collegamenti addirittura improbabili tra la banda della Uno Bianca e i quattro che sono dietro le sbarre. Per William Sant'Agata, per Peter Sant'Agata e per Parco Medda la pena richiesta è quella dell'ergastolo. E a un certo punto deve essere il presidente della corte che si impone e chiude il dibattimento, va a sentenza. Assolve Medda Marco, Sant'Agata Peter, Sant'Agata William, Motta Massimiliano. Era la fine di un incubo di durato quasi 3 anni, passato in prigione ingiustamente per non aver fatto niente. Ad uccidere i carabinieri del Pilastro sono quindi stati i Savi, da soli e soltanto per evitare di essere fermati. Ma il tempo dei processi è anche il momento per cercare di chiarire gli ultimi interrogativi rimasti, a cominciare da quello sui servizi segreti e sulla falange armata, per capire insomma se davvero c'era qualcuno dietro la Uno Bianca. Lei ha mai avuto rapporti con servizi segreti o con personaggi che si dicevano vicini ai servizi segreti?
rapporti di lavoro o di altro, no. Quando la falange armata rivendicava per sé delle azioni che lei aveva compiuto, la cosa la infastidiva? Le creava dei problemi? Problemi, cosa voglio? Non è che uno si può fare molto. Ovviamente uno fa le sue considerazioni. È qualcuno che si sta divertendo o è qualcuno che ha le sue buone ragioni per fare quello che fa? Lei non pensa che abbiano qualcuno da coprire? No, erano soltanto loro. Non si sono mai appoggiati a nessuno. Perché non si fidavano di nessuno, cioè credevano in se stessi e basta. Servizi segreti dietro l'uno bianca? Dietro l'uno bianca c'è la targa, i fanali, i paraurti, basta, non c'è nient'altro. Dietro l'uno bianca dunque non c'era nessuno, nessun mandante, nessuna copertura, nessun mistero. Piuttosto una storia di errori.